Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Eh, questo è il nostro webinar numero 39. Il tema è molto importante e interessante. Infatti parleremo oggi eh, della nuova programmazione 21-27 dei fondi europei in Emilia-Romagna eh, e delle S3. Il webinar è stato organizzato da Bilex in collaborazione con il nostro consorziato di Arter e con la regione Emilia-Romagna. Io sono Massimo Pulvirenti e in BILEX sono responsabile dei servizi di orientamento, formazione e consulenza. Ringrazio tutti i partecipanti che stanno entrando, ma voglio ringraziare soprattutto eh, i relatori. Il dottor Giorgio Moretti di Arte, Area Manager, Ricerca e Innovazione e la dottoressa Morena Diazzi, direttore generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa della Regione Milano Magna. Il webinar, come anticipavo, intende presentare le nuove S3 con i suoi 15 ambiti prioritari. Eh, per ricerca e innovazione e lo stato di avanzamento della programmazione regionale con particolare riferimento a ricerca, innovazione, digitalizzazione e altre competenze. Eh, alcune informazioni di eh, servizio prima di passare a una breve presentazione in Bilex. Eh, il webinar durerà circa eh, 60 minuti. Eh, avete modo di eh, porre domande tramite il tasto Q&A che trovate in alto sulla barra di applicazioni di Teams. Sia le presentazioni che vedrete a breve e la registrazione del webinar saranno caricate e disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito Birex a partire da domani pomeriggio. Infine al termine del webinar vi eh, sarà inviato un breve... Questionario di gradimento compilabile online in un tempo massimo di un minuto, quindi chiedo a tutti la, eh, la cortesia di, eh, di compilarlo. E passo a eh, presentare brevemente eh, cos'è Birex e cosa facciamo. Allora, Bilex è uno degli otto competenze internazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro di quello che nel 2016 era il piano governativo Industria 4.0, adesso Transizione 4.0. Il nostro è un consorzio pubblico privato costituito nel dicembre 2018. Eh, raggruppiamo un partenariato di 56 player, di 56 soggetti tra università, centri di ricerca, imprese di eccellenza e eh, disponiamo di tutte le tecnologie Industria 4.0 come tutti i, top, i competence center, ma abbiamo un focus eh, che è quello dei big data. La nostra missione è quella di supportare le aziende nei loro processi di innovazione e nell'adozione delle tecnologie abitanti dell'industria 4.0. Questo lo facciamo con risorse interne al nostro consorzio, interne a Bilex, e con la rete dei partner e con la rete regionale alta tecnologia delle della Romagna. Il nostro obiettivo è quello di facilitare lo scambio di best practice e il trasferimento tecnologico, cioè avviare le aziende verso un processo di avvicinamento, comprensione e possibilmente di adozione delle tecnologie abilitanti del paradigma Industria 4.0. Eh, questa è una breve panoramica eh, su... Come è composto il nostro consorzio? Oltre eh, i 12 enti abbiamo 44 aziende, di cui 27 end user, 17 technology and service provider, quindi aziende che contribuiscono eh, con competenze e tecnologie a integrare le competenze tecnologie e le esperienze disponibili all'interno di Bilex. Queste aziende rappresentano in definitiva sette diverse filiere, anche di più, manifatture e servizi, automazione, automotive, scienze della vita, sostenibilità, telecomunicazione, finanzia, finanza e packaging, e rappresentano il territorio di ben otto diverse regioni, anche se sono nettamente prevalenti quelle della regione Emilia-Romagna. Quali sono gli elementi chiave di un competence center? Innanzitutto, la linea pilota diciamo, è la sua caratteristica distintiva, ovvero... Una, uno spazio, quello che noi definiamo una Smart Factory Industria 4.0, all'interno della quale sono presenti, disponibili, funzionanti, interconnesse, tutte le macchine industriali che rappresentano il paradigma industria 4.0. Macchine con cui noi eh, facciamo attività di test before invest, prove o concept a beneficio delle aziende che possiamo mettere a disposizione delle aziende per ogni tipo di attività. Il secondo elemento è l'attivazione di progetti di innovazione e ricerca e sviluppo. Con i fondi che il MISI ha attribuito a BILES, come a tutti i Competence Center, noi abbiamo pubblicato e concluso, aggiudicato all'interno di tre gare in qualità di stazione appaltante, abbiamo finanziato al 50%, fino al massimo al 50%, 35 progetti di cui eh, hanno beneficiato 88 aziende, quindi è evidente che ogni progetto è un progetto eh, di open innovation in cui le aziende hanno sottoscritto un accordo per condividere poi eh, i risultati del progetto di ricerca applicata e lo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale. Altro elemento importante sono mh, le attività di orientamento e formazione eh, e consulenza. Eh, che noi operiamo come Bilex, operiamo con tanti partner, eh, mettiamo a disposizione anche con il contributo dei nostri consorziati. Infine, aree specifiche dedicate all'interno della nostra sede, quindi non soltanto la linea pilota di cui vi ho parlato, ma abbiamo aule che usiamo per la didattica, spazi di coworking che mettiamo a disposizione di aziende per organizzare workshop, momenti espositivi, momenti di incontro e di trasferimento tecnologico verso, verso altre aziende. In definitiva, cos'è un competence center? Cosa stiamo cercando di implementare? Un modello di one stop shop, cioè in Birex un'azienda trova tutti gli elementi del processo di trasferimento tecnologico 4.0. Si parte dall'orientamento, che in genere facciamo a titolo gratuito, si prosegue con la, con la formazione, si prosegue ancora con la consulenza, l'innovazione, le attività di Tespi4Invest, i Proof of concept attraverso le linee pilota. Troviamo anche, o quando non siamo noi stessi a finanziare, cerchiamo di trovare anche dei finanziamenti con cui avviare un processo di eh, innovazione 4.0. Eh, due eh, brevi cenni ai corsi di formazione che partiranno eh, nel mese di ottobre. Human Machine Interface e Human Factory Engineering e Intelligenza Artificiale nel mondo embedded. Io vi ringrazio e non voglio rubare altro tempo ai nostri oratori e passo quindi la parola a Giorgio Moretti di Arter. Sì, buon pomeriggio. Eh, chiedo conferma alla regia che si senta e che si veda la, la presentazione. E... Sì, 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 ti sentiamo. La presentazione è ancora... Ah, ancora no? Ancora no. Mi dispiace ma non capisco. Abbiamo tutto il tempo. condividi e poi finestra. Eh, no, sì, mi si è aperta, devo dire, una finestra che non avevo mai visto. Provo, provo con questa. È successo qualcosa? Non ancora. Non capisco perché ho due finestre aperte. Giorgio, vuoi provare, sì. vuoi provare a uscire e a rientrare? Abbiamo tutto il tempo in 30 secondi. Chiedo, chiedo, chiedo scusa, riprovo a fare questa operazione e ritento un attimo solo. Adesso ti vediamo, sei tornato a entrare, tu ci senti? Sì. Ok, sei live, prova a ricondividere, quindi sta arrivando qualcosa. Esatto, perfetto, adesso funziona, si vede la tua presentazione, se la metti a schermo intero per favore. Certo, ecco, buon pomeriggio, direi che è un ottimo inizio per <ride> parlare di tecnologia. Posso solo migliorare adesso. E di innovazione direi che non c'era eh, inizio migliore. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Birex per aver organizzato questo evento che insieme alla dottoressa Diasti cercherà un po' di presentarvi eh, quello che è lo stato attuale della nuova programmazione 21-27, sia dei documenti di programmazione già approvati sia in quello di corso di approvazione. Io in particolare mi concentro sulla S3 che è una strategia già approvata definitivamente dall'assemblea legislativa della, della regione e già anche in buona parte negoziata con la Commissione Europea. Quindi la possiamo considerare un documento definitivo. Io non so quanti di coloro che di voi che state ascoltando, eh, conosciate la, la parola S3. Quante che familiarità abbiate, diciamo, con questa con questa sigla che dal 2014, grosso modo, è diventata. Eh, abbastanza come dire conosciuta dagli addetti ai lavori ma forse non, eh, non così popolare e il nome vero in realtà della S3 è RIS3 perché S le 3S stanno per smart specialization strategy e la R e la I stanno per research and innovation è dal 2014 una condizione abilitante per l'approvazione del porfesor vale a dire eh, la commissione europea ha imposto a tutti gli stati membri a tutte le regioni di dotarsi di una strategia sulla ricerca e l'innovazione per spendere al meglio le risorse che vengono eh, ogni sette anni programmate e messe a disposizione dalle ad, ad, alle, alle regioni. E, e che cosa significa, cosa significano queste tre parole? Intanto è una strategia, quindi diciamo un insieme di strumenti e di azioni integrato, non è un programma operativo come il, il POR Feser per chi lo conosce, l'FSE comunque dopo la dottoressa Dias vi vedrà. Eh, raguagli in, eh, su, su questi aspetti. Quindi è una strategia eh, ampia, diciamo, di, con obiettivi di impatto eh, regionale a medio e a lungo termine. È una strategia di specializzazione nel senso che eh, chiede ad ogni regione di individuare gli ambiti di specializzazione tipici di quel territorio, di quella regione e di concentrare quindi gli sforzi su eh, questi ambiti, quindi non di eh, usare le risorse in maniera indiscriminata per tutti gli ambiti, tutti i settori, tutte le filiere, ma di puntare su quelli che sono i fattori di competitività delle singole regioni e quindi di favorire la concentrazione delle risorse. È intelligente o smart, forse per dirla meglio, eh, nel senso che è una strategia... Che mette a sistema le diverse programmazioni regionali, cioè non è a compartimenti stagni, non riguarda solo il FESR, anche se è una condizione abilitante del FESR, ma diciamo, guarda un po' a tutte quelle che sono le policy, che, gli strumenti di policy che le regioni possono mettere in campo. E definisce quindi degli obiettivi e delle, delle, delle priorità in funzione delle specializzazioni che sono, datate, che sono state definite, ma anche in funzione di quelli dei singoli, come dire, delle singole caratteristiche, delle caratteristiche dei singoli programmi poi operativi eh, che sono, fanno parte, diciamo, del, del portafoglio di strumenti che la regione ha a disposizione. E si pone anche l'obiettivo, almeno noi lo interpretiamo in questo modo, anche come eh, diciamo, strategia di ehm, attrazione di risorse su eh, programmi nazionali, in particolare eh, programmi europei. Quindi diciamo, misure messe in campo anche per favorire l'utilizzo al meglio dei fondi messi a disposizione a livello nazionale e a livello europeo. Eh, per la regione Emilia-Romagna non è una novità, diciamo, eh, è una novità il nome, ma di fatto è una strategia. La regione ce l'ha fin dal 2001, l'anno prossimo, saranno vent'anni dall'approvazione della legge regionale su ricerca e innovazione, quindi c'è tutta una lunga storia, un ventennio di politiche per la ricerca e l'innovazione e nel 2014 appunto la S3 diventa un po' il, il quadro di riferimento complessivo che va a valorizzare poi tutto quello che si era fatto anche negli anni precedenti. Eh, dicevo Giorgio, scusa, scusa l'interruzione, se per favore metti a schermo intero modalità presentazione. Io sono in modalità presentazione, eh, riprovo. Così no, la vediamo ancora in modalità non presentazione, ma non è un problema. Vai avanti così. Allora. Se hai la slide a, numero 3. Adesso. Sono, eh, ma è sempre stato così o è diventato così adesso? No, no, è sempre stato così. No, non so che ma non, non, non preoccuparti, eh, non preoccuparti. Andiamo, tanto si legge comunque bene, sono molto chiare, caratteri grandi. Ecco proprio eh, bene, eh, anzi, non bene, ma va bene. Andiamo avanti. Eh, specializzazioni, eh, dicevo degli ambiti di specializzazione, eh, la S3 1420 eh, eh, individuava questi che, che vedete. Eh, sono stati confermati anche nel nuovo s 27 con la sola eccezione del turismo, che era uno degli ambiti che era compreso nelle industrie culturali e creative, ma che si è ritenuto in questo nuovo settennato di evidenziarlo come ambito di specializzazione a sé stante, anche in considerazione del forte impatto che, sul, che la pandemia ha avuto sul, sul turismo e quindi della sua necessità, della necessità di rilanciarlo in maniera. Importante anche attraverso l'introduzione di diciamo, una dimensione innovativa eh, nel turismo. Sono poi gli ambiti di specializzazione su cui sono nati i cluster che probabilmente alcuni di voi conosceranno e forse anche c'è qualche socio fra eh, gli ascoltatori di oggi: eh, i cluster che hanno proprio la funzione di. Eh, quindi il presidio tematico di questi ambiti di specializzazione. Eh, questi sono alcuni risultati dell'S31420, quindi sono tra l'altro largamente superiori a quelli che erano stati stimati, sono stati mobilitati complessivamente 3,2 miliardi eh, di euro di investimenti, in metà dei quali 1 miliardi e 6 sono contributi pubblici non solo della regione, anche a livello europeo, come dicevo, nazionale, eccetera. Eh, non mi dilungo perché insomma, diciamo, sono dati un po' a consuntivo che comunque... Danno evidenza di un veramente di, un, di uno sforzo importante di tutto il sistema di tutto il sistema che si è mobilitato per eh, come dire, attuare gli obiettivi dells 3 il contesto di riferimento all'interno del quale ci muoviamo con questa nuova pro, eh, programmazione è dato da megatrend cioè da eventi eh, che, che si eh, diciamo, tendenze che sono in atto a livello mondiale da cambiamenti demografici dal tema del clima eccetera l'urbanizzazione eccetera, da Agenda 2030 ovviamente che è un po' riferimento di tutta la programmazione eh, regionale e non solo, ci sono i nuovi programmi europei, Horizon Europe, Digital Europe, c'è il patto per il lavoro e per il clima, che è questo patto di legislatura tra la regione e, e, e tutti gli stakeholder, i soggetti della eh, rappresentanza delle imprese, dei lavoratori. Eh, eccetera, che, che un po' definisce il quadro di riferimento. All'interno di questo quadro, diciamo, la nuova S3 eh, ha individuato, eh, diciamo, tre eh, criteri, tre principi di riferimento, per meglio dire, un passaggio ad un approccio eh, cosiddetto challenge based, quindi non più basato sulle eh, filiere, no? sì, eh, intese come obiettivi di filiera, ma come, obiettivi, come sfide, che sono un po' quelle delle sfide della della politica di coesione 21-27, quindi un'Europa e per contro quindi una regione più verde, più intelligente, più connessa, più sociale più vicina ai cittadini. Un approccio social driven, cioè la tecnologia non va più vista solo come fattore di competitività dei territori, delle, delle filiere, delle imprese, ma c'è un problema di, di sfide sociali a cui anche innovazione e ricerca devono dare. Una risposta è un, 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 un obiettivo anche di competitività dei territori, quindi non solo eh, della, eh, della, delle filiere produttive, del sistema produttivo in senso stretto. Questo porta con sé che nella nuova S3 non si parla solo di innovazione tecnologica, ma anche di innovazione sociale, organizzativa e creativa. E, e l'altro elemento fondamentale è quello della cross-settorialità, cioè eh, le priorità che vedremo fra un attimo non sono più declinate come nella vecchia S3 eh, verticalmente, diciamo, quindi sull'agroalimentare, le varie ambiti dei prioritari, eh, così come sulla meccatronica o sulla salute, ma è, è stata sono state individuate delle priorità ehm, sottolineando la dimensione multidisciplinare. In funzione delle sfide, quindi non tanto dei settori. E quindi sono 15 gli ambiti tematici prioritari che sono stati, eh, che sono stati individuati. Non, non li leggo, eh, li potete trovare. Comunque i documenti sono già disponibili sul sito eh, della regione e di Arter. Sono quattro macro ambiti: diciamo ovviamente transizione sostenibile e trasformazione digitale, che sono due grandi filoni su cui eh, si muove un po' tutta la, la politica regionale. Il tema della della persona, quindi della, del benessere della persona, salute e nutrizione, e, e c'è cioè il tema delle comunità che, come dicevo, è un po', eh, un po nuovo rispetto al vecchio approccio. Quindi, un'innovazione non solo eh, nei sistemi manifatturieri, nel sistema dei servizi alle imprese, ma anche nei servizi alla persona, nelle città, eh, inclusione e coesione sociale, lavoro, territorio, insomma, sono un po' tutte parole, quindi tutti, tutti spunti che andranno ovviamente poi tradotti in modalità di intervento nei, nei nuovi programmi. I, I fattori abilitanti che sono un po' definiti, insomma, nella, che sono un po' a, a correre, diciamo, tutta la strategia, più che fattori li possiamo chiamare principi, l'open innovation, quindi i processi di innovazione aperti, eh, inclusivi socialmente responsabili quindi respons la responsabilità eh, l'innovazione e la ricerca responsabile come principio eh, il public engagement quindi il, co il coinvolgimento della società civile la dimensione della creatività ecco diciamo tutti aspetti che sottolineano eh, la necessità di passare a un paradigma nuovo in cui appunto la tecnologia non è eh, il centro di tutto ma è un fattore abilitante poi per rispondere alle sfide che ci stanno di fronte. Giorgio, scusa sì? ancora una volta l'interruzione, ma noi vediamo ancora la slide numero 5, immagino invece tu sia andato avanti. Aspetta, è un disastro, sono alla 11, sì, decisamente. Eh, provo a... Comunque scusa. le slide comunque da domani saranno disponibili sul nostro sito, quindi saranno scaricabili. Io posso provare a. Eh. Adesso, adesso vediamo la 11. Evidentemente c'è qualche problema di banda. Se metto in modalità presentazione. Eh. Adesso vediamo la 10. Se permesso, Giorgio, vai. vai Grazie, su. Morena. <ride> si vede la 11? No, quella dei processi vediamo. di riabilitante. Qual è la 11? Vediamo ancora la 10. Provo a uscire dalla modalità presentazione e vediamo se è più, è più semplice. Questa è la 11, eh, c'è una cartina delle, delle miglia romane. Adesso vediamo la 11. Okay, allora esco dalla modalità presentazione. Eh, ecco. Perfetto. E, questi sono i, diciamo, quindi chi sono i protagonisti della, della strategia? Ovviamente l'ecosistema nel suo insieme, tutti i soggetti, le reti che in questi anni sono stati Costruiti in questa slide sono riassunti, vedete la, come dire, la, la dimensione molto pervasiva, sia diffusa sul territorio, ma anche in termini poi di eh, tipologie di soggetti. Ci sono, ovviamente, la regione Emilia-Romagna, in tutta la sua articolazione eh, territoriale, tutte le, diciamo, le diverse istituzioni, e società in house e tutti i nuovi protagonisti che nel frattempo si stanno affacciando, eh, come dire, che stanno entrando nell'ecosistema di qualche giorno fa l'inaugurazione. Del data center del centro meteo e ci sono molte cose in ballo, il computer HPC Leonardo, l'agenzia meteo, eccetera, ma poi la eh, dottoressa Diazzi ve ne parlerà magari più, più diffusamente. La, la, eh, la S3 si attua attraverso ehm, degli strumenti che vengono poi definiti nei, con dettaglio nei singoli. Programmi operativi, eh, FESR in particolare, anche Fondo Sociale, ma anche Legge 14, FESR per quello che riguarda eh, l'Agri-Food, eccetera, e quindi ogni programma declina gli strumenti in funzione di quelle che sono le regole, eh, diciamo, di, eh, previste da quel programma, gli ambiti di applicazione di quel programma. È, è previsto un livello come dicevo un sistema di governance che va uh, dal livello politico strategico che sta in capo alla giunta regionale anche all'Assemblea legislativa e trova nel patto per il lavoro e per il clima un po' la, la sua sintesi poi un livello tecnico gestionale che parte dalla regione si avvale delle società eh, anche in house delle varie direzioni e un livello partecipativo territoriale in cui sta in capo ad arte di coordinamento e che include anche classe, le tecnoporie, eh, le varie reti che eh, fanno parte del nostro ecosistema. Eh, ultimo punto è eh, questa strategia, ovviamente, non ce la siamo inventata a tavolino noi e la regione, ma l'abbiamo condivisa eh, attraverso un percorso lungo, molto ampio, di, di, di consultazione e di partecipazione che ha coinvolto ovviamente la, la regione in tutte le sue direzioni, quindi eh, anche se la regia e la responsabilità è in capo alla direzione del dottoressa Giazzi, sono stati coinvolti tutti gli assessorati e le direzioni e poi tutto il sistema degli stakeholder, le associazioni, cluster, eh, consulta agricola, ordini professionali, eccetera. Abbiamo anche fatto un'importante fase di consultazione pubblica. Su Eroi, che è la piattaforma di Open Innovation gestita da Arter, a cui vi invito ad iscrivervi se non lo siete già, eh, ci sono molte, molte opportunità di, di interazione che si possono eh, fruire su questa piattaforma, e lì abbiamo coinvolto alcune centinaia di soggetti per commenti, eh, suggerimenti eh, che sono stati poi eh, elaborati hanno dato luogo all'ultima. Versione della S3, che come diceva è andata in assemblea legislativa è stata approvata nello scorso, nello scorso maggio. Eh, io chiudo qui e mi scuso per eh, i problemi di visualizzazione. Non... Grazie Giorgio. Sono arrivate un paio di domande che, che ti leggerei. Allora, la S3 ha una durata di sette anni, che è un periodo lungo rispetto alla rapida evoluzione delle tecnologie e dei mercati. Eh, chiedono quindi se è prevista una qualche forma di aggiornamento in corso d'opera del, dell'S3? Sì, eh, in effetti nel livello di governance non l'ho detto per attività, ma questo è un elemento importante, cioè l'S3 è una strategia qualche modo dinamica, eh, perché ovviamente attraverso un periodo lungo non viene stravolta naturalmente, ma c'è un sistema di monitoraggio, i dati che vi ho fatto vedere prima derivano da quello, e un sistema di valutazione che fanno sì che si possa nel tempo anche arrivare a ridefinire alcuni, alcuni aspetti, insomma, alcuni, anche gli ambiti, quindi gli ambiti prioritari potrebbero essere anche in qualche modo riformulati o aggiornati perché eh, ovviamente appunto l'evoluzione della tecnologia, delle società e dei mercati è talmente rapida e quindi c'è proprio in capo ad arte questo lavoro di, eh, di monitoraggio e di, di supporto alla valutazione in collaborazione in particolare con i cluster che come dicevo rappresentano un po' i presidi tematici eh, con i quali abbiamo elaborato il, il, gli ambiti tematici prioritari. Grazie Giorgio, un'altra domanda, in che modo la S3 influenzerà concretamente i bandi e le azioni che la regione metterà in campo nei prossimi anni, quindi la, la correlazione tra S3 e i bandi regionali? Beh, di questo probabilmente adesso la dottoressa Ratti vi eh, molto, eh, molto più nel merito, eh, dicevo prima la, la S3 è una strategia trasversale, eh, sia al, come dire agli assessorati e agli strumenti, eh, agli strumenti di, di, di attuazione, eh, ci sono vari programmi, eh, si tratterà di capire rispetto alle tipologie di ogni programma come, questi, come i bandi potranno essere coerenti con OS3, quindi se si andranno per esempio nuovi bandi per progetti di ricerca collaborativa, ehm, saranno bandi quindi non generalisti ma tematici e andranno ad insistere sulle priorità della S3 tutte alcune eccetera questo verrà stabilito di bando in bando però diciamo questa è la cornice all'interno dei quali eh, che, che, diciamo che i bandi essere, dovranno essere coerenti con i principi che sono indicati nella S3 anche perché la commissione ha chiarito eh, molto bene che per quello che riguarda il FESER in particolare Ehm, azioni che non siano coerenti con il FES non saranno eh, che non siano coerenti con la S3 non saranno accettate quindi abbiamo anche voluto sviluppare una strategia molto ampia e molto inclusiva proprio per avere a disposizione un ampio portafoglio di, di strumenti a disposizione Grazie Giorgio. Eh, passerei a questo punto la parola alla dottoressa Morena Diazzi, che quindi invito a, a condividere la, la propria presentazione. Sì, buongiorno a tutti. Eh, grazie a Birex per, per questa importante iniziativa, che peraltro a noi serve anche proprio per gli incontri con il partenariato e anche per le mm, osservazioni che. Potranno emergere, ringrazio ovviamente anche Giorgio per la presentazione nell'S3, la bella presentazione fatta dopo tutto questo grande lavoro che abbiamo fatto. Adesso io provo a condividere Sabri, la presentazione che dovrebbe essere questa nuova programmazione. Vedete voi? Sta arrivando, sì, se per cortesia la mette a schermo intero la vediamo anche più grande. Eh, io dovrei essere però a schermo intero. Lo vedete? Adesso sì, adesso a schermo intero, grazie. Sì. Perfetto. Allora, eh, innanzitutto, um, diciamo la S3. Per riprendere quello che stavate dicendo, è davvero importante perché la Regione Emilia-Romagna ha fatto una scelta da questo punto di vista abbastanza radicale. Non tutte le regioni hanno deciso di fare una nuova S3, e, e la Regione Emilia-Romagna, però, invece, deciso, nella, in vista della programmazione 21-27. Di eh, costruire una nuova S3. Potevamo anche solamente fare una sorta di aggiornamento ad S3 o anche fare semplicemente un'autovalutazione della S3. Ma perché lo abbiamo fatto? Perché secondo noi il contesto della ricerca e innovazione in questa regione nel, dal 2015 ad oggi è sicuramente cambiato molto. Lo avete visto anche attraverso la nascita dei cluster che non c'erano precedentemente. Abbiamo creato centri di competenza, ovviamente come Birex, eh, sono nati m, nuovi eh, soggetti che eh, operano e soprattutto grandi infrastrutture di ricerca che non erano presenti, come quella del Tecnopolo, in particolare della macchina europea sull'HPC e Big Data che sono entrati, quindi eh, nel nostro sistema con diciamo, un'azione molto forte e, e quindi diciamo che Abbiamo visto una trasformazione del nostro sistema di ricerca e innovazione. Che a fianco della rete da tecnologia ha visto la nascita dello sviluppo dei tecnopoli, l'ingresso del tema dei big data con grandi infrastrutture europee, una forte crescita anche delle infrastrutture europee, le cosiddette ESFRI, che sono diciamo, nell'appendice della S3, sono più di 60 nella nostra regione e quindi davvero un contesto, diciamo, che ha avuto un'evoluzione davvero molto significativa. Quindi avete fatto benissimo a, a fare precedere questa mia presentazione dalla S3, perché per noi la S3 è stata una gran, chiara volontà di intervenire a ridisegnare il sistema della ricerca e dell'innovazione nella nostra regione, partendo da un sistema più arricchito, ma che rispetto anche agli obiettivi che vogliamo raggiungere il 21-27, ci pure delle sfide particolarmente alte. Che cosa eh, stiamo quindi facendo? Beh, innanzitutto eh, siamo riusciti a licenziare proprio in questi giorni la, il documento preliminare di programma, non, anche i fini VAS, eh, che non era scontato, nel senso che è già stato oggetto di una discussione abbastanza accesa che è passata dalla Giunta, del Patto per il Lavoro e per il Clima, e che ci consente quindi di avere già una struttura che è quella che vi presento oggi del programma. Il documento è già stato, diciamo, adottato, quindi è pubblico e definisce già un'intelaiatura della programmazione pur in assenza, diciamo, di una serie di certezze a livello nazionale e comunitario che poi vi accenno mentre vi faccio questa presentazione. Gli obiettivi li conosciamo bene, il contesto in cui viviamo, un contesto particolarmente partecipativo, dove ovviamente il patto per il lavoro e per il clima è l'elemento centrale, la Regione Emilia-Romagna questo ha fatto poi seguire il suo documento strategico regionale, che è il documento diciamo, che va a definire le caratteristiche che dovrà avere lo sviluppo anche con grande attenzione agli aspetti dei territori, insieme poi alla strategia di specializzazione intelligente, sono stati adottati insieme i due documenti, che è quello che definisce invece sulla parte di ricerca e innovazione gli obiettivi, i percorsi e le traiettorie che si intendono appunto sviluppare. Da sfondo però lo fanno anche altre programmazioni su cui la Regione è impegnata, e in particolare il piano energetico regionale in particolare il nuovo piano triennale che abbiamo già discusso nei, nei mesi scorsi che stiamo diciamo in questo momento so, eh, sottoponendo a vas e che è un piano attuativo ma che risente fortemente del quadro nazionale stiamo costruendo adesso il quadro delle risorse perché avevamo bisogno di capire esattamente anche PNRR Risorse dei programmi europei, risorse regionali, ma è un quadro che cambia anche questo radicalmente. C'è il tema della data valle, che naturalmente da eccellenza e grande infrastruttura di ricerca deve diventare bene comune, quindi trasferirsi sull'intero sistema territoriale della ricerca e poi c'è tutta la parte diciamo degli strumenti di programmazione che riguardano la qualità dell'aria, l'ambiente, i rifiuti eccetera che sono proprio in corso di adozione quindi diciamo che si muove in un contesto particolarmente ampio le sfide le conosciamo sono quelle chiaramente della competitività del sistema la commissione non intende usare i fondi strutturali per compensare gli effetti covid quindi, ma ci induce, ci invita eh, e ci induce anche perché, appunto, ce lo fa togliere proprio eh, a ehm, lavorare molto nell'ottica della trasformazione industriale no, verso. Gli obiettivi eh, 2030 verso ovviamente le rinnovabili al 100%, verso la neutralità carbonica. Quindi, in quel senso, ci spinge moltissimo alla eh, trasformazione della nostra, della nostra industria, ma non solo, anche della logistica, anche dei servizi, anche della parte, ovviamente, del sistema culturale. Quindi, insomma, ci sono dentro i diversi aspetti che sono proprio della programmazione. Poi naturalmente lavora molto sulla parte innovativa dell'intelligenza, eh, diciamo scelte in termini di ricerca e innovazione intelligente, l'applicazione del green, del digitale, che eh, chiama in causa il protagonismo dei territori con sia le, le aree urbane che le aree interne e naturalmente eh, il contrasto, alle diseguaglianze di genere generazionali e territoriali che sono particolarmente forti Dopo appunto la uh, pandemia. Di che cosa stiamo parlando? Di quali risorse? Parliamo complessivamente di circa 2 miliardi eh, e 48 milioni di euro per le programmazioni FESR ed FSE. La programmazione FESR mh, noi le abbiamo distribuite 50-50, le regioni alcune 52, 48, eccetera. Al momento noi siamo su 50-50. E ehm, diciamo che eh, il FESR passerebbe quindi da 483 milioni a 1 miliardo 0.24, l'FSI da 784 miliardi 0.24. Naturalmente il FESRA però dentro in questa programmazione molti vincoli che derivano dall'obiettivo del Green Deal e del concorso diciamo sul climate change al 30%, nella lotta ai cambiamenti climatici e anche come vedremo... Sulla parte di ricerca, e innovazione e sviluppo territoriale ci sono vincoli abbastanza forti che devono essere rispettati. Questa nostra programmazione si inserisce nella programmazione nazionale, che vede comunque da altri programmi, in particolare sull'inclusione, giovani, scuole, la parte delle città con la metro. Quindi Bologna avrà comunque una sua dotazione dentro al POM Metro molto significativa, che è rilevante perché va a rendersi complementare le programmazioni nostre. La distribuzione sugli obiettivi è più o meno questa: cioè un'Europa più intelligente e un'Europa più verde avranno l'85% delle risorse del programma, con almeno un 30% destinato all'OP2, un'Europa più verde, e dove questo 30% di risorse, peraltro, diciamo poi all'interno si declina con dei contributi che non sono sempre al 100%. Quindi anche su questo diciamo ci sono ulteriori aggiustamenti. Devo dire che l'Europa ha complicato moltissimo questa programmazione sui calcoli delle concentrazioni tematiche. Un'Europa più connessa che noi non abbiamo potuto prendere in considerazione, insieme anche alla parte FES dell'Europa più sociale, perché non abbiamo abbastanza risorse, e un'Europa più vicina ai cittadini, dove abbiamo appunto l'OP5 con un vincolo di avere almeno un 8%. Sull'agenda sull urbana. Nell'Europa più connessa eh, ci sono le grandi infrastrutture europee che sono di fatto diciamo, in gran parte oggetto del PNRR e quindi diciamo, mh, verranno sviluppate in altri, in altri contesti. La struttura, quindi ipotetica appunto del POR è quella di avere 543 milioni su ricerca e innovazione, attrazione, competitività, digitalizzazione e eh, 318 milioni fra la parte diciamo, energetica e transizione ecologica e mobilità sostenibile e poi la parte di sviluppo territoriale per circa 125 milioni di euro. Ovviamente questi valori sono del tutto indicativi, ci sono ancora molte cose da definire a livello nazionale quindi potranno chiaramente spostarsi di almeno un 10% a seconda delle, di alcune questioni che abbiamo ancora aperto sul tavolo nazionale. In questa serie credo che ci interessa in particolare concentrarci su alcuni tematismi. Il primo tematismo è quello della ricerca e dell'innovazione. Eh, la parte, diciamo, prioritaria anche per l'Unione Europea, per la Commissione, è quella della forte attenzione alle imprese in collaborazione anche con gli enti di ricerca. E quindi chiaramente questa è una parte che deve essere, deve essere molto significativa all'interno del nostro programma, così come la parte di ricerca collaborativa delle università e dei laboratori di ricerca, sempre in un'ottica però di ricerca industriale. E quindi chiaramente eh, qui già abbiamo ragionato a lungo con la commissione, dobbiamo motivare molto, ma l'S3 ci aiuta molto a definire quello che è il nostro ecosistema. E, e quindi diciamo questa parte sarà appunto mh, dentro con vincoli molto forti di relazione stabile fra questi laboratori di ricerca e le imprese. Dopodiché abbiamo ottenuto nella, in base anche alle osservazioni che abbiamo fatto sull'accordo di partenariato, abbiamo chiesto conferma ieri perché è ancora l'accordo di partenariato che è l'accordo che mh, consente diciamo al allo Stato membro di avere l'accordo con la Commissione europea e poter quindi dopo presentare i programmi. Non erano previste le infrastrutture di ricerca, noi le abbiamo, abbiamo chiesto che assolutamente fossero dentro, quindi ci hanno confermato ieri che dovrebbero essere dentro l'accordo di partenariato, però non abbiamo il testo ancora. E queste diciamo, infrastrutture di ricerca per noi sono rilevanti non tanto perché avranno una quota ri particolarmente rilevante, ma perché ci servono a completamento. Dell'azione che abbiamo svolto in questi anni sappiamo che ci sono progetti di espansione dei tecnopoli in diverse città e ci sono anche diciamo, infrastrutture di completamento che dobbiamo sostenere. Abbiamo sostenuto diciamo, anche nuove, nuove sedi laboratoriali, ci sono alcuni tecnopoli che hanno bisogno di completare anche infrastrutture fisiche e anche tecnologiche. Quindi, insomma questa parte dovrebbe essere eh, possibile all'interno del programma, poi c'è tutta la parte delle start up insieme ovviamente agli spazi, quindi una parte dell'incubatore degli acceleratori, su questo c'è l'ingresso ovviamente mh, importante di cassa dei posti presti, anche di nuovi soggetti nel panorama regionale, ma anche altri soggetti privati che sono particolarmente interessati a sviluppare questa parte, quindi intendiamo sostenerla compatibilmente con gli aiuti di Stato, ma insomma è un'azione che vogliamo introdurre. Poi c'è tutta la parte di azioni di rafforzamento dell'ecosistema, che sono tutta l'azione che svolgiamo con i cluster, ma anche le candidature che vogliamo continuare a fare anche a scala nazionale e europea, e anche attraverso appunto azioni da mettere in piedi con altre realtà eccellenti a livello appunto regionale, nazionale e comunitario, e poi la parte delle filiere produttive, quindi progetti strategici per le filiere che per noi sono identificati nella logistica, nel packaging, tutto quello che comunque contribuisce anche in termini poi diciamo di mh, transizione ecologica, raggiungimento appunto, degli obiettivi che il patto per il lavoro e per il clima ha definito. Però, diciamo che questi sono comunque progetti mh, che hanno un contenuto di ricerca molto innovativo, no? Quindi sul packaging, sulla logistica, sulla parte anche delle nostre produzioni, si tratta di progetti selezionati, un forte contenuto anche di ricerca in questi ambiti che impatta appunto significativamente su più imprese. Poi c'è un obiettivo dedicato alla digitalizzazione, questo è in stretta connessione peraltro con il PNRR nazionale. Non sappiamo ancora bene cosa potrà andare nel PNRR e cosa qui, però sicuramente c'è l'accompagnamento alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, la creazione di questo hub, eh, dei laboratori, di un laboratorio big data appunto per la pubblica amministrazione, che è detentrice di una quantità incredibile di dati che può trasformare e mettere a disposizione anche del sistema c'è tutta la parte del, della cultura delle digital humanities e eh, ci sono poi le azioni di sistema che abbiamo previsto sia per il, digitale, per il digitale delle imprese in stretta relazione invece con gli interventi a favore delle singole imprese. Queste due azioni probabilmente verranno aggregate eh, così come ci ha chiesto la Commissione, ma quello che ci interessa è che, diciamo, questa parte del digitale vorremmo davvero che eh, diciamo fosse sia rivolto alle imprese, sia a un sistema territoriale dove ci siano anche i Digital Innovation Hub delle associazioni. Oltre ai Digital Innovation Hub che verranno riconosciuti a livello europeo, che operano seppur a livelli diversi, ma con una forte, diciamo, oh, capacità di diffusione e di seguire anche le innovazioni nei prossimi anni. Quindi fare in modo, diciamo, che questo diventi un processo continuo. Il nostro problema non è fare le cose una volta, ma bensì rendere questi processi costanti e continui nel tempo. E poi c'è la parte dei progetti per le comunità digitali, anche questo per i cittadini diventa molto importante, perché non tutto il territorio, insomma, ha le stesse opportunità, non tutto il territorio è, è, partecipa alla digitalizzazione nello stesso modo, quindi è molto significativo per noi poter interagire eh, con le comunità in questo, con una certa capillarità. Poi c'è tutta una parte che è legata ai cluster. Voi prima chiedavate qual è il legame fra le programmazioni e i cluster? Beh, diciamo che noi siamo riusciti a inserire, speriamo eh, che ci lasciano inserire, le infrastrutture, ad esempio, nell'azione eh, che vi ho appena mostrato, la 11. Proprio perché le abbiamo previste dentro l'S3. Se non fossero previste dentro l'S3, non le potremmo inserire nel programma. Così come le azioni di sistema, se non avessimo i cluster l'idea di potenziare ulteriormente i cluster, probabilmente avremmo maggiori difficoltà a inserire queste azioni. Così come tutta questa parte sulla competitività per noi è fortissimamente legato ai cluster. Tant'è che le abbiamo. Anche ampliate nella loro definizione, perché da un lato abbiamo delle priorità trasversali, no? lo sviluppo delle attività professionali, l'internazionalizzazione delle imprese, il sostegno alle start-up, eccetera. Ma vogliamo anche ancorare lo, la parte invece di eh, competitività delle imprese. Alla, a ciò che abbiamo previsto nei nostri cluster. Quindi abbiamo tutto il tema, ad esempio, dell'economia urbana, che deve essere costituita ex novo, quindi il commercio, il turismo, ma anche l'innovazione sociale, lì sono molto rilevanti. Abbiamo tutta la parte del nuovo cluster del turismo, che è molto rilevante, quindi insieme anche alle imprese turistiche siamo sicuramente in grado di fare un certo lavoro, ma abbiamo anche tutta la parte di investimenti produttivi innovativi. E anche nella logica di collegamento fra le imprese e i industriali che vogliamo assolutamente sviluppare insieme, naturalmente, alla parte, diciamo, poi anche di sviluppo vero e proprio insomma, delle filiere, come abbiamo visto prima. E poi c'è tutta la parte della trasformazione dei settori che è un altro elemento fondamentale, no? eh, per appunto anche raccogliere le sfide che ci vengono date. Quindi anche questa parte che non è richiesto che sia connessa con la S3, nella nostra attuazione invece sarà fortissimamente connessa con quelle che sono le priorità che eh, la S3 e l'azione dei cluster metterà in evidenza. Inoltre con l'obiettivo specifico 1.4 avremo la possibilità di sostenere l'inserimento all'interno delle imprese, sempre negli ambiti mh, previsti dalla specializzazione intelligente, anche di poter sostenere l'inserimento di competenze appunto, che siano dedicate a questo tema della transizione industriale digitale green dentro appunto agli ambiti eh, che abbiamo considerato prioritari nell'S3. Quindi anche questo diciamo, si mh, connette fortissimamente con questo lavoro che abbiamo fatto sull'S3. Quindi insomma diciamo che questo lavoro ci sta poi consentendo di costruire un programma che sia un po' più su misura rispetto alle nostre realtà. Il secondo P è quello della sostenibilità energetica e transizione ecologica. Le cose che qui vengono qui definite sono trattate anche dentro l'S3, si tratta di interventi sugli edifici pubblici, di interventi ovviamente anche sulla parte di prevenzione del rischio sismico, eccetera. C'è poi una parte molto consistente di riqualificazione energetica e anche di introduzione di rinnovabili delle imprese, che sarà un intervento massiccio, trasversale, quindi tutto ciò che è, diciamo, innovazione energetica e volta anche all'economia circolare sarà ampiamente sostenuta all'interno della nuova programmazione e poi abbiamo anche tutta una parte di lotta ai cambiamenti climatici che si tradurrà appunto in interventi sul dissesso idrogeologico e anche sulla prevenzione sismica ma anche proprio sulla costruzione delle infrastrutture ehm, Verdi, verdi e blu che consentono appunto di lavorare nella lotta, nella lotta ai cambiamenti climatici. Sempre sulle infrastrutture verdi e blu abbiamo anche tutta la parte della costruzione della biodiversità. Questa parte della rivisitazione delle città nella logica della biodiversità eh, è un tema assolutamente centrale, quindi, le infrastrutture verdi urbane. I verdi e blu potranno aiutare moltissimo anche a ricucire le città. Abbiamo visto già alcune città che hanno provato a fare questo esercizio e vi assicuro che anche la lettura delle città è completamente diversa, perché le periferie vengono collegate alla città attraverso anche queste infrastrutture e c'è una vera e propria qualificazione che si coniuga peraltro con la parte che riguarda le piste ciclabili e i progetti di mobilità dolce ciclopedonale che avranno un peso significativo in questa programmazione insieme alla parte di mobilità intelligente, soprattutto sistemi di mobilità intelligente, perché sul tema poi delle flotte e del trasporto pubblico locale abbiamo ingenti risorse che ci vengono a livello nazionale anche dal PNRR. Quindi qui ci, con, ci concentreremo molto proprio su una mobilità intelligente, nel senso che è proprio a supporto del cittadino e che ci consente una programmazione veramente più intelligente dei, dei trasporti pubblici eh, urbani. Eh, quindi diciamo che mh, questa parte anche dell'energia dell verde, lotta ai cambiamenti climatici, diventa particolarmente eh, importante. e anche dal punto di vista della ricerca e della ricerca delle soluzioni, noi siamo molto orientati a sostenere eh, una capacità insomma, del um, sistema regionale abbastanza avanzato. Siamo già partiti sostenendo dei dottorati, mettendo insieme anche le diverse università ed è quello che vogliamo continuare a fare anche. Eh, diciamo nella, in questa programmazione, poi c'è qui tutta la parte territoriale, vado veloce perché comunque si tratta di città diciamo, dove verranno sviluppate queste agende trasformative urbane, dove dentro ci potrà stare patrimonio culturale, turistico, la mobilità sostenibile, e la parte anche che ci hanno chiesto di riqualificazione delle infrastrutture per l'istruzione e la formazione. Perché qui abbiamo tutto il tema dell'evoluzione degli ITS anche verso le lauree professionalizzanti, quindi. Abbiamo inserito la possibilità di finanziare questa parte. Così come nelle aree interne, invece, c'è una forte attenzione alla parte culturale e turistica e la promozione, diciamo, nell'ambito che dello sviluppo di una maggiore capacità amministrativa di quei territori. Tutto questo si collega fortemente con l'FSE. Vorrei andare veloce per lasciare poi a voi lo spazio di intervenire. Eh, L'FSE ha quella dotazione che abbiamo visto, quindi vado veloce. Rispetta sempre ovviamente tutti i goals 2030, la nuova strategia europea, insomma, ha esattamente lo stesso contesto che abbiamo appena visto e che, su che cosa è ovviamente complementare ai programmi complementari nazionali. La cosa che ha alcuni vincoli che sono quelli, ad esempio, sull'inclusione sociale che deve essere almeno del 25%, forse del 30%, ancora non è ben chiaro, e sulla parte di occupazione giovanile. Cosa ci interessa vedere, cioè, innanzitutto. La parte di occupazione no? deve avere un peso significativo, questa è una regione che deve arrivare vicino diciamo, alla piena occupazione, ma ha dato un peso anche molto importante a tutta la parte di istruzione e formazione, oltre che di inclusione sociale. Ehm, velocemente, qui c'è una formazione di base per l'inserimento delle persone nel mondo del lavoro, dove il digitale è molto importante, c'è anche una parte rivolta alla componente femminile. Eh, che è molto importante poi anche tutta una parte di formazione per le filiere che è connessa, diciamo, anche all'azione che abbiamo visto precedentemente, cioè questa trasformazione deve essere oggetto anche di formazione. Eh, ed è anche per questo che abbiamo intrapreso in questa una riforma del sistema formativo, attraverso sia la riforma dell'accreditamento che il sostegno, diciamo, alla mh, trasformazione degli enti nella logica di essere più digitali, più laboratoriali, eccetera. E eh, come sapete, apriremo anche ai centri per innovazione la possibilità di poter svolgere appunto attività di formazione. Questo negli ambiti specialistici di loro interesse, proprio perché riteniamo che tutta l'operazione che abbiamo detto prima debba essere accompagnata da un'attività formativa più avanzata e più, diciamo, a diretto supporto dei cambiamenti e delle trasformazioni sulla parte dei giovani c'è tutta la parte della IFP che è fondamentale per il successo formativo e anche per avere quelle competenze poi anche pratiche, tecniche che servono al sistema e sui quali appunto la Regione Emilia Romagna investe circa 60 milioni di euro l'anno proprio per tutto il sistema delle qualifiche. Questa è una parte molto importante insieme ovviamente alle azioni di orientamento e di accompagnamento dei giovani. Una parte molto significativa è dedicata agli ITS e agli FTS, cioè corsi annuali biennali post-diploma, anche nella logica poi di arrivare con gli ITS alle lauree professionalizzanti e dove diciamo, i temi dell'S3 sono cruciali, per cui l'incrocio fra gli ITS e le aree S3 deve essere, stamattina abbiamo fatto un incontro anche in cof-commercio proprio su questi ambiti e devo dire che ad esempio sull'economia urbana si possono fare delle cose anche nuove molto innovative, molto interessanti. Naturalmente il tutto accompagnato da quelle che sono le azioni di sistema che vogliamo mettere in campo. Eh, su questa parte poi c'è anche tutta la parte di formazione permanente, c'è cioè la formazione anche degli occupati che però dovranno affrontare le nuove sfide. Sarà il digitale di seconda, terza, quarta generazione, la parte green, eccetera. Da ultimo c'è l'inclusione sociale, la faccio veloce. Questo è un pezzo importantissimo per la regione Emilia-Romagna che ha declinato partendo dalla propria situazione economico-sociale. Qui c'è diciamo, sia l'intervento a favore delle persone fragili e vulnerabili, ma c'è anche tutta la parte del diritto allo studio universitario, la parte del diritto allo studio anche nelle scuole superiori. E come sapete, che il nostro presidente ci tiene tantissimo il fatto di poter avere. Un sistema di accesso fin dagli asili nido particolarmente facilitato e eh, per creare proprio anche quello spirito di partecipazione di comunità che eh, la Regione Emilia-Romagna ritiene fondamentale, diciamo, nel proprio territorio. Quindi ci avremo anche tutta questa parte insieme anche a uno sviluppo oh, molto forte di tutta la parte dell'economia sociale che nella logica sia della digitalizzazione, sia della partecipazione alle comunità digitali, comunque al sistema territoriale, potrà garantire diciamo una maggiore coesione. Questo è un po' il quadro diciamo delle programmazioni che, che, abbiamo, che abbiamo di fronte, il piano di ripresa e resilienza ovviamente non è oggetto oggi, quindi è però, eh, lo citiamo diciamo, comunque sempre eh, perché eh, tutto quello che noi vi abbiamo proposto oggi dovrà essere poi fortissimamente eh, valutato in connessione con quello che si intende fare nel piano nazionale di ripresa e residenza in particolare negli ambiti della ricerca e innovazione della trasformazione green e diciamo del supporto all'occupazione che è per noi ovviamente una, un, un, un punto fondamentale per riuscire eh, a, ad agire e eh, ad intervenire eh, insomma in modo più complementare e massimizzando le risorse. Questo è, eh, non vi sto a dire piano di ripresa e resilienza, mi fermerei qui per dare appunto spazio alla discussione eh, che eh, intenderete, visto l'orario insomma capisco che siete anche abbastanza stanchi dopo queste presentazioni, però insomma il contesto è questo e queste sono diciamo, le scelte che oggi abbiamo in campo e che speriamo di poter tradurre nel mese di ottobre nei due programmi e quindi di poter avere i due programmi nella loro stesura definitiva e iniziare naturalmente l'iter di giunta e di assemblea per la loro approvazione. Prevediamo diciamo il, il POR e parte adesso questo documento preliminare i fini VAS. La VAS ci comporta circa tre mesi di lavoro, quindi appena abbiamo il programma saremo in grado di completare il documento di VAS e di procedere. Quindi la sua approvazione difficilmente potrà avvenire prima di gennaio, proprio perché non abbiamo, abbiamo bisogno del documento di VAS che richiede tre mesi nel momento in cui abbiamo il programma definito. Ma ancora a livello nazionale, non avendo l'accordo di partenariato, non possiamo definire puntualmente il programma. E poi. Invece sull'FSE contiamo già alla fine di ottobre di iniziare l'iter per andare ad un'approvazione, possibilmente entro novembre. Questi sono più o meno i tempi che ci siamo dati e che speriamo di poter eh, rispettare e poter quindi avviare il 2022 diciamo, con le programmazioni già, già non dico approvate, perché comunque probabilmente l'FSE verrà approvato fra gennaio e febbraio e Per marzo aprile, però, insomma, riteniamo di poter insomma, arrivare all'inizio del 2022 con le programmazioni operative. Grazie. Dottoressa Diazzi, sono io che ringrazio lei intanto per la chiarezza espositiva con cui ha presentato un programma così complesso e con tante con, così tante, con tante novità, molte delle quali. Uh, mi toccano, mi interessano a livello personale, ma anche come, come competency center, uh, soprattutto quello che riguarda la, la formazione, l'innovazione, la, la, la formazione sulle tecnologie e sull'innovazione. Uh, è arrivata una domanda uh, che riguarda la rete alta tecnologia e le infrastrutture di ricerca. Uh, che impatto ha il nuovo piano di programmazione regionale sulla rete alta tecnologia e sulle infrastrutture di ricerca? Tra l'altro. Uh, ci tengo a anticiparlo. Abbiamo completato al 99% il processo di caricamento della domanda di ingresso del nostro Competence center all'interno della rete Alta Tecnologia. Quindi speriamo che nei prossimi mesi potremo anche noi entrare a far parte di, di questo club con cui già da due anni comunque collaboriamo in tutti i modi. Allora, guardate, noi. Ehm... In questi quattro anni abbiamo lavorato anche a creare ovviamente eh, nuove opportunità eh, per il sistema con anche queste infrastrutture di livello europeo, eccetera. Credo insomma che questo sia una ricchezza per tutto il nostro contesto, e, e, però la cosa diciamo su cui comunque fa perno la nostra eh, attività di ricerca, come sapete, è comunque la rete dell'alta tecnologia che vede comunque una... 83, 84, 85, Giorgio lo sa meglio perché ha il sistema di accreditamento, soggetti appartenenti. Dentro a questo abbiamo due tre categorie di soggetti, sostanzialmente abbiamo laboratori pubblici, laboratori privati e centri per l'innovazione. Questi tre soggetti devono esercitare diciamo un'azione veramente a 360 gradi nella programmazione 21-27 e questa azione a 360 gradi davvero non deve risparmiarsi, a mio avviso, collaborazioni e interazioni fra i soggetti, che può essere in alcuni casi le imprese, tenete sempre conto che noi, peraltro, con la legge 14, finanziamo anche laboratori di ricerca dentro le imprese, perché, eh, insomma, questa è una regione in cui il confine fra eh, l'impresa, il laboratorio, la ricerca, l'innovazione, cioè non è così netto, cioè i soggetti si sono molto aperti, no? hanno delle interrelazioni molto forti, quindi per noi è importante che la rete abbia al proprio interno questi laboratori, sia fortemente orientata anche alle nuove sfide, che da un lato sono i big data sicuramente, ma deve essere trasversale alle azioni che già facciamo e l'altro ovviamente è quella della trasformazione green, no? la, della, la trasformazione ecologica, perché trasformazione green e la transizione ecologica, perché queste queste sono comunque delle priorità che stanno dentro all'S3 che poi dobbiamo andare ad attuare, ma che non è così facile attuare, perché non è sufficiente dire faccio l'impianto di energie rinnovabili. No, il tema è che devo studiare i materiali, devo studiare la parte dei packaging, devo ristudiare tutta la parte dei materiali che uso nella sanità. Cioè è veramente a 360 gradi questa rivoluzione. Quindi è davvero importante... Che la rete alta tecnologia lavori e progetti. Tant'è che noi abbiamo deciso di finanziare i cluster adesso, proprio nel senso di sviluppare insieme alla rete che fa parte dei vari cluster delle progettualità da candidare su livello regionale, nazionale e comunitario. No? Quindi bisogna pensare, progettare e eh, andare avanti. In più, ci saranno siccome questi laboratori in alcuni casi stanno dentro anche a infrastrutture di ricerca. Che hanno bisogno di potenziamenti, siamo disponibili anche a sostenere questi potenziamenti, eh, diciamo dei eh, tecnopoli nella logica proprio anche territoriale. Io so che ad esempio, Reggio Emilia sta facendo alcuni ragionamenti. Forlì sta lavorando anche sul tema dell'aeronautica, eh, Parma sta uh, lavorando con da, la sua scuola superiore, lavorando anche su eventuali altri laboratori. Quindi, insomma. Eh, sappiamo che c'è, eh, abbiamo Piacenza con tutte le macchine utenze, cioè sappiamo che ci sono delle richieste no, da parte anche dei, dei tecnopoli e delle infrastrutture, abbiamo anche Zano ci ha chiesto già altre cose che deve completare dentro il suo tecnopolo, quindi abbiamo intenzione di continuare a sostenere queste espansioni, perché abbiamo visto che peraltro ciò che succede poi dentro i tecnopoli, si trasferisce fuori no, dai tecnopoli nei, nelle relazioni che poi abbiamo dentro ad esempio nella sanità no, dentro diversi altri centri anche di sviluppo della sanità quindi c'è cioè, una eh, relazione poi molto forte anche fra i tecnopoli e il resto del, eh, della, della, del, anche le altre infrastrutture e gli altri soggetti che operano a scala territoriale quindi per noi la rete alta tecnologia è la rete che deve comunque costruire i progetti per sé, per le imprese e con le imprese, così come le imprese andranno a cercare i laboratori per costruire i loro progetti. No? C'è un ruolo che dobbiamo ridefinire, che è quello anche dei centri per l'innovazione, a mio avviso. Questo l'ho detto anche adesso che andremo a discutere il piano anche di Arter. Eh, è importante anche ridefinire il ruolo dei centri per l'innovazione perché abbiamo bisogno di una sensibilizzazione, di trasferimento costante, di fare attività formativa avanzata, quindi per quello anche abbiamo aperto alla possibilità che abbiamo dovuto modificare la legge per consentire che i centri per l'innovazione possano fare anche formazioni in ambiti specifici, proprio perché insomma, le sfide che abbiamo di fronte 21-27 oggettivamente richiede uno sforzo di sistema e questo sforzo deve essere fatto e messo in campo. Grazie. Ho eh, arrivato ad un'altra domanda. Se quindi eh, il POR FSE con i bandi saranno operativi a gennaio o febbraio 2023? Sì, beh, eh, no, prima. perché Prima, quindi, immagino, sì, sì. Sì, perché, cioè, allora, guardate, noi, vi confesso che noi il POR lo abbiamo già scritto, però non abbiamo ancora l'ok ok su una serie di azioni dal livello nazionale e non possiamo uscire finché non c'è l'accordo di partenariato, no? Quindi siamo vincolati a questo, quindi siamo usciti con un documento preliminare perché intanto ci consente di fare la concertazione, come anche oggi, poi vi vedrete il documento preliminare, vedete già cosa c'è, intanto il sistema si muove. Cioè la nostra idea è che comunque, diciamo, alla fine di gennaio il POR possa essere mandato in commissione. Noi abbiamo già fatto diversi incontri con la commissione. Eh, pensiamo quindi che diciamo, a marzo il programma possa essere approvato: no? marzo-aprile, però insomma già forse anche la fine di marzo. Una volta definiti i criteri di selezione delle operazioni, i bandi possono partire. Quindi di e addirittura alcuni bandi potrebbero partire prima facendo proprio i criteri di selezione che abbiamo già. E qui ad esempio sulla parte digitale ci stiamo pensando anche di inserire già nel programma il fatto che nella fase transitoria, una volta che abbiamo il programma approvato e lo mandiamo in commissione, potremo anche partire con alcuni bandi. Quindi noi consideriamo già febbraio-marzo di quest'anno di poter abbozzare i bandi, no? E poi partire diciamo con la programmazione, anche perché nel 2024 avremo il primo N più 3, cioè eh, dobbiamo certificare circa un 20% delle risorse del programma. Quindi dovremo anche correre, perché purtroppo causa anche PNRR c'è stato un forte rallentamento nella, nella, nella definizione dell'accordo di partenariato. No? E questo ci sta ritardando ma questo ci creerà problemi poi nelle certificazioni di spesa che dobbiamo invece rispettare altrimenti perdiamo le risorse. Quindi capite che cioè, dobbiamo veramente accelerare per quanto riguarda l'FSE riteniamo che già insomma, speriamo davvero iniziano di avere già l'approvazione del programma quindi parlo di febbraio e lì possiamo già partire con, con i bandi. E quindi di conseguenza dare continuità alle azioni, anche perché abbiamo diverse attività che rischiano altrimenti di interrompersi. Quindi questo l'abbiamo fatto presente anche nella riunione ieri con il Dipartimento di, a livello nazionale, eh, perché c'è un po' una diatriba, no? ci sono le regioni del centro nord che vorrebbero che l'accordo di partenariato, perché nel momento in cui viene inviato l'accordo di partenariato a livello comunitario, entro tre mesi le regioni devono mandare i programmi. In questo momento stiamo assistendo a due velocità nel Paese. Le regioni del centro-nord, che hanno già speso perché avevano dei programmi anche più piccoli, vorrebbero una forte accelerazione, mentre le regioni eh, del Sud, che hanno ancora delle risorse alla precedente programmazione, tendono, diciamo, a, ad essere un po' meno pressanti sulla chiusura dell'accordo di partenariato. Ecco. Però per noi, invece, per dare continuità alle nostre azioni, è assolutamente necessario procedere velocemente. Insomma. E quindi mh, davvero abbiamo bisogno di, di correre e di arrivare, insomma, poi a emanare i bandi nella prima, nei primi sei mesi della, del 2022, già. In gran parte verranno emanati in quel periodo lì. Bene, dottoressa grazie, dottoressa Diazzi, grazie, grazie ancora. Siamo arrivati un po lunghi, in tantissimi ci stanno chiedendo le, le presentazioni, le vostre presentazioni. Sì, tra due minuti eh, vi invieremo una mail che contiene, oltre che il questionario di gradimento, anche il link alla pagina del nostro sito internet dove a partire da domani troverete il materiale e la registrazione del video del webinar di questo pomeriggio. Quindi per chi è arrivato in ritardo, perché non è riuscito a connettersi, comunque sarà possibile rivedere tutta la registrazione del webinar. Io ringrazio ancora la dottoressa Morena Diazzi, il dottor Giorgio Moretti e vi do appuntamento al nostro prossimo webinar il 7 ottobre, sempre un giovedì alle 17 e il tema che andiamo a trattare sarà la digital transformation in fabbrica. Grazie ancora a tutti, grazie ancora, buona grazie serata, te, buona prosecuzione. Arrivederci. Arrivederci. Vi inviamo una presentazione quindi? Sì, 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 grazie. Sì ho, già mandato, ho già mandato un'email. Ok, grazie. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Sera.